Eccoci qua, onorevole Di Maio. Cominciamo subito dai decreti attuativi sul Jobs Act. Resta uno dei provvedimenti più importanti del governo Renzi, però c'è ancora amaretta all'interno di questa maggioranza. La posizione del Movimento 5 Stelle la conosciamo. Lei crede che riescono a portare avanti questo provvedimento? Quale che sia il vostro giudizio sul provvedimento? Ah, ma queste sono persone senza scrupoli. Buongiorno prima di tutto e auguri a tutti i telespettatori. Queste sono persone senza scrupoli. Con questi decreti attuativi del Jobs Act uccideranno anche l'ultimo contratto che permette agli italiani di farsi un mutuo. Anche con il contratto a tempo indeterminato dell'era Renzi, di questo Jobs Act che distrugge l'articolo 18 e tutte le varie tutele, anche con questo non sarà più possibile farsi un mutuo. Cioè, per intenderci, i miei coetanei che avranno un posto di lavoro a tempo indeterminato d'ora in poi col contratto di Renzi del Jobs Act, se vanno in banca con quel contratto, siccome non è a tempo indeterminato ma è molto precario, perderanno anche la possibilità, l'ultima possibilità di avere un mutuo. Cioè, se vorranno farsi una casa per la loro famiglia, questa è l'ultima spiaggia che perdono per averne la possibilità. Perché? Perché questo non è il provvedimento più importante del governo Renzi, ma è il provvedimento più importante della BCE, dell'Unione Europea e della Germania per finire di distruggere il tessuto economico italiano. Da una parte c'è l'austerity europea su cui Renzi parla, ma poi alla fine condivide e continua a spingere con questi provvedimenti, e dall'altra ci sono gli Stati Uniti che hanno molti più investimenti che regole restringenti. Ecco, il governo italiano secondo lei in questi mesi non è riuscito a far cambiare rotta l'Unione Europea? Comunque avevamo la presidenza dell'Unione Europea. Ma la presidenza dell'Unione Europea è paradossale che l'abbiamo tenuta, del Consiglio Europeo, l'abbiamo tenuta per questi 6 mesi e non se ne è sentito niente se non il discorso inaugurale. Si poteva fare tanto per la lotta alla mafia nell'Unione Europea. Tanti paesi devono adeguare le loro normative antimafia. Che ha fatto Renzi in 6 mesi? Poi scopri che il partito di Renzi è coinvolto in mafia capitale, quindi capisci anche forse perché c'è un dolo politico, niente di penale, ma un dolo politico nel non fare certe cose. Ma che abbiamo ottenuto in 6 mesi di presidenza dell'Europa, che poi dovevano essere questi 6 mesi così importanti che non si poteva andare alle elezioni un anno fa, un anno e mezzo fa? Io credo che da questo punto di vista chi dice che dopo Renzi viene la Troica non ha capito in questo momento il liquidatore fallimentare dell'Italia, il governo Renzi. Il regalo che faranno oggi col Consiglio dei Ministri alle giovani generazioni, il regalo di Natale, è veramente dilaniante per il nostro futuro. Io ho 28 anni, ci sono tanti miei coetanei che vorrebbero avere un contratto a tempo indeterminato. Adesso non lo potranno avere più, perché quello che chiamano a tempo indeterminato è un contratto ancora più precario di quello che esiste oggi a tempo determinato, e non permetterà di costruirsi un futuro. Andate in banca con un contratto come quello, andate a chiedere un mutuo e vedete se ve lo fanno più. Ecco, Di Maio, parliamo di funzionamento delle istituzioni. Sappiamo che questo fine anno, con ogni probabilità, inizio anno nuovo, il capo dello Stato Giorgio Napolitano lascerà e c'è da eleggere un nuovo capo dello Stato. Il PD ha numeri importanti per poter fare un nome, però oggi leggevamo sulla stampa, sui quotidiani, che lei avrebbe già avuto qualche contatto con Renzi per cercare di far partecipare anche i 5 Stelle alla scelta di un Presidente della Repubblica. So che lei ride, però penso che sia importante. No, rido perché stamattina ci sono dei giornalisti che si sono inventati queste telefonate tra me e Renzi. Io vorrei dire una cosa a tutti quelli che seguiranno la partita del Quirinale: si mettano l'anima in pace, che il Movimento 5 Stelle tutto quello che farà lo farà in maniera trasparente, non col metodo del Nazareno che abbiamo visto tra Berlusconi e Renzi e che ha prodotto soltanto spartizioni di poltrone. Dal punto di vista del Quirinale, qui c'è da capire che Presidente della Repubblica vogliono gli italiani. Io credo che vogliano un Presidente della Repubblica che non abbia più il coraggio di firmare porcate come la legge Fornero, un Presidente della Repubblica che non voglia più firmare decreti come quello che trasferiva 7 miliardi e mezzo di euro alle banche che ha firmato Napolitano e che ha fatto il governo Letta. Se abbiamo questo profilo possiamo discutere, ma se invece passiamo il tempo a litigare davanti agli italiani tra un nome o un altro, non cambia niente se queste persone sono asservite sempre allo stesso concetto di politica, che è il meno peggio, è il modo di fare sempre alla meglio che produce lo sfacelo dell'Italia che abbiamo visto. Quindi il Movimento 5 Stelle seguirà 2 valori prima di tutto in questa partita, che poi non so quanto interessi agli italiani.
Una è la trasparenza e secondo è l'alto profilo. Noi siamo ambiziosi, vogliamo una persona di pertiniana memoria, una persona che abbia anche il coraggio di dire al governo e al Parlamento: voi siete persone che stanno sbagliando e state distruggendo il futuro degli italiani. Ma parteciperete o sarete comunque una forza politica sempre con tantissimi parlamentari e voti quindi congelati, nel senso che non volete proprio parlarne con Renzi, perché la prima ridiva avevano fatto il nome di Renzi? Ma sì, ma non si può assolutamente pensare che il Presidente della Repubblica si decide a telefono. Il meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica, i padri costituenti l'hanno concepito in modo tale che si potesse fare una larga espressione, una larga intesa intorno alla persona. Noi adesso siamo molto affezionati all'idea di profilo. Noi vogliamo un Presidente della Repubblica che abbia la schiena diritta, che vada al Quirinale e non a fare il passacarte del governo. Detto questo, noi seguiamo un metodo, che è quello del coinvolgimento dei cittadini. Loro se lo eleggono in 300, noi lo facciamo decidere a decine di migliaia, come è successo l'altra volta e ha prodotto Rodotà, un nome di alto profilo. Ovviamente, questo perché lo facciamo? Proprio per creare una figura che tuteli gli italiani, che difende il nostro Made in Italy quando si tratta di firmare le leggi, di quando si tratta di firmare i trattati, di controfirmare i trattati. Allora, questo noi lo faremo con le Quirinarie, che è un meccanismo ben collaudato, trasparente. Nel momento in cui però c'è una sorpresa e c'è un nome fuori da questo pantano, ben venga, ma questo saranno prima di tutto gli italiani a dirci votatelo. Il problema è che per ora vedo soltanto qualche nome che viene già da un'altra poltrona e lo vogliono mettere al Quirinale, ma perché? Riferisce a qualcuno in particolare? No, mi riferisco alla pantomima che stiamo vedendo in questi giorni e che sinceramente sfiducia ancora gli italiani, che in questo momento hanno pagato la TASI, hanno pagato le tasse più alte della storia d'Italia per colpa del PD e del governo Renzi, e si vedono portare tra i primi titoli la questione del Quirinale senza capire cosa cambi, visto che tutti gli ultimi presidenti della Repubblica hanno firmato provvedimenti vergognosi in questo Paese. C'è un'altra cosa importante, magari a lei non farà piacere parlare, però a noi sì. Che cosa succede all'interno del Movimento 5 Stelle, insomma, tra quelli che sono stati cacciati da Grillo e tra quelli che se ne vanno, insomma, c'è un qualche problema di tenuta del Movimento, no? Da che cosa dipende, insomma? Ma dipende dal fatto che noi siamo un grosso fenomeno politico che è nato 5 anni fa. Io sono dell'idea che la porta del Movimento è sempre aperta e chi vuole andare via va via, ma la vera sfida delle forze politiche oggi secondo me è avere il coraggio in questo momento, soprattutto quelli che ci additano come una forza che sta perdendo pezzi, è avere il coraggio di cacciare fuori dalle loro forze politiche corrotti e persone immischiate in inchieste come quella di Mafia Capitale. Noi ovviamente dalla campagna elettorale del 2013 abbiamo detto perderemo qualcuno perché siamo una forza politica nuova, ma siamo anche una forza politica che nella ultima legge ha fatto approvare provvedimenti importanti come il blocco delle cartelle esattoriali di Equitalia per gli imprenditori, roba che fa suicidare le persone. Siamo una forza politica che quando si tratta di difendere i cittadini fa contare i voti che ha. Ci sono dei problemi, ma ci sono dei difetti. Quelli che se ne vanno, però se ne vanno perché dicono che c'è un uomo solo a comando, insomma, che decide i destini di chiunque. Parliamo di Grillo, comunque le persone che sono andate via sono persone che hanno partecipato fino all'altro ieri alle assemblee di gruppo parlamentare, dove su ogni cosa si vota anche se votare. Quindi siamo in questi paradossi democratici in cui c'è un'iperdemocrazia. Io credo che chi in questo momento sta andando via o si è svegliato ieri e ha scoperto che il movimento è questo. Grillo è il leader politico, l'abbiamo sempre detto, ma è il garante delle regole. Certo. Significa che se non restituisci i soldi se te ne vai. Questa è una cosa fondamentale, ma non perché semplicemente ci piace giocare con questa notizia che noi restituiamo i soldi, ma perché ogni soldo restituito fa aprire nuove imprese in Italia, perché noi abbiamo molto un progetto chiaro. Con 10 milioni di euro all'anno facciamo partire ogni anno 100 imprese. Grazie Paolo, grazie sì, a Luigi Caterina. Di Maio, dobbiamo andare avanti con le altre notizie, ci sarebbe ancora molto da dire. Grazie a entrambi, grazie buon a voi. Lavoro. Grazie a grazie, voi.